Il mio nome è Giovanni Termini, sono nato in Sicilia. All'età di 19 anni mi sono trasferito a Roma, dove ho vissuto per parecchi anni. Ecco, lì in quegli anni frequentavo l'accademia, ma nello stesso tempo frequentavo anche gli studi degli artisti, che in un certo senso avevo potuto approfondire attraverso la conoscenza della storia dell'arte. Questa spinta interiore, grazie anche a questi artisti con cui mi relazionavo quotidianamente, rafforzava questa voglia proprio di esserci e di dire delle cose. Dopo un po' di anni sono arrivato qui nelle Marche. E mi sono fermato anche perché qui ho incontrato degli altri artisti con cui mi relaziono. Sento la necessità del confronto, ho bisogno di stimoli, ho bisogno di discutere il lavoro. Poi oggi noi siamo qui nel mio studio, ma in realtà il mio studio, cioè, è frequentato da pochi. Cioè, nel senso, quando faccio un lavoro, sono poche le persone che arrivano qui, si confrontano con quel lavoro, e il giudizio che ne scaturisce. Mi fido molto di queste persone qua. Siamo questo gruppetto di artisti che quando arriviamo, non so, certe volte ci spostiamo magari ad andare a vedere una mostra, non so, a Milano o a Roma, ormai ci chiamano il gruppo dei pesaresi. E molti ci dicono: ma è una roba stranissima, dice, perché in genere gli artisti arrivano sempre, dice, tutti sparsi, no? Ognuno, e invece voi arrivate tutti insieme con questo sorriso, perché effettivamente, non so, è una cosa, è quella cosa che mi ha fatto fermare qui nelle Marche, a Pesaro. Bene, io penso che innanzitutto l'arte non si evolve ma si rinnova, quindi i conti con il passato e il confronto con il linguaggio delle arti visive. Cioè, per me non esiste tempo. Cioè, non so, spesso vado a Montecchio a vedere la Madonna del Parto, poi dopo mi sono accorto che uno dei più grandi registi che io stimo, che comunque è Tarkovsky, ha girato un film sulla Madonna del Parto di Piero della Francesca. Nella Madonna del Parto di Piero della Francesca io certe volte ci vedo De Dominicis, quindi io credo in un'arte condivisa. C'è un impegno che scaturisce sicuramente da una necessità, cioè dalla voglia di voler dire delle cose, e delle cose che possono essere sicuramente di utilità per tutti, no? La vogliamo chiamare militanza, chiamiamola militanza se la vogliamo chiamare, però io penso che non è una questione legata alla militanza, è una questione legata a un senso di responsabilità. Io penso anche che il senso della responsabilità, per cambiare il mondo, il senso della responsabilità non lo devono avere solo gli artisti. Cioè, gli artisti non possono far altro che stimolare, oppure ogni tanto provare, no, a suonare dei campanelli di allarme, no? Ma poi io credo che la gente debba in qualche modo impegnarsi, ecco, impegnarsi, ma allo stesso tempo mettersi a nudo. Per esempio nei confronti dell'arte, soprattutto in quello che faccio io, cioè, quando il fruitore vede un'opera, io ho come la sensazione che certe volte il fruitore dinanzi a sé c'ha un nemico. Invece, secondo me, il fruitore, la gente, cioè, dovrebbe sentire l'opera come un'amica, cioè un'amica che ti sta suggerendo delle cose. Invece spesso questo non accade, spesso l'artista cosa sta facendo, cosa vuole dire, no? Perché forse l'artista in quel momento sta toccando delle corde che in genere non vengono toccate. Qual è la fonte di ispirazione del mio lavoro? Beh, la fonte di ispirazione del mio lavoro innanzitutto è l'uomo. L'uomo con le sue ambiguità, certe volte, con le fragilità, le cose che certe volte sembrano irreali, invece sono ancora più reali delle cose paradossali. Non so, a me interessa lavorare in quella direzione qua, cioè scorgere nelle cose, nel presente, delle cose che possono sembrare naturali, ma ci si rende conto dopo un po', dopo averle osservate, che le abbiamo rese normali, naturali, ma in realtà non lo sono. Beh, il presente non esiste, quindi
Cioè, siamo sempre in divenire, no? E allora mi diverte, ecco, mi diverte fare ciò, mi diverte non arrivare a qualcosa di, io parlo concettualmente, non esteticamente, a qualcosa che non è stato prestabilito proprio, che non è stato fissato, anche perché credo che certe volte forse il peggior nemico di me stesso sono io, quindi capito? Voglio sempre beccare quel momento che è controllato, ma nello stesso tempo è un po' come questo lavoro che io ho presentato alla quadriennale che si intitolava Divaga ma non troppo, cioè mi interessava quest'idea dell'opera aperta, come se rimanesse sospesa in questo spazio. Quindi doveva essere libera, autonoma, ma nello stesso tempo controllata. Quindi, sulla scelta dei materiali, io non ho dei materiali, di solito, no? Spesso agli scultori si fa la domanda, ma che materiali usi? No? Cioè, non ho dei materiali a cui sono particolarmente legato, li trovo. Ecco, e poi una cosa molto importante è che comunque i materiali sono sempre in funzione di un'idea. Alcune idee possono essere realizzate solo con determinati materiali, cioè quasi, quasi no. Poi sulla scelta del colore, non scelgo il colore, perché i materiali hanno il loro colore. Questa tracciatura che faccio con il PVC adesivo arriva da, non so, da materiali che scorgo per la strada quando sono in autostrada. In realtà quali sono questi materiali? Sono le reti che si utilizzano per chiudere i cantieri. Cantiere per me è il luogo dell'operare, è il luogo del fare. Io quando vedo un cantiere, non so per quale motivo, quando vedo la gente che opera, che sposta i materiali, forse perché sono gli ingredienti della scultura, mi piace proprio entrarci e avere la percezione che qualcosa mi possa cascare addosso da un momento all'altro, mi fa pensare alla vita, cioè la rete, la gabbia, no, il recinto, no? Quindi il luogo di delimitazione, si chiama zona limitata, ma il sottotitolo doveva essere autoritratto. È stato fatto in un momento particolare della mia vita, dove ho sentito la necessità di crearmi, di chiudermi all'interno di una dimensione che era la dimensione proprio del fare, del pensare. E infatti, ispirandomi chiaramente a questa rete, che è la rete del cantiere che delimita uno spazio dell'operare, in questo caso diventa la zona limitata del mio operare, dove all'interno c'è questo doppio cuneo, no? Che da una parte è puntito, quindi da una parte può farmi male, ma nello stesso tempo dall'altra parte, se qualcuno prova ad entrare dentro, può farsi male. C'è questo lavoro qui che dovrebbe andare a parete, io adesso è appena finito, giro giro mondo. Volevo fare un lavoro con una catena e poi dalla catena sono arrivato alla catena motoria, no? Perché io amo molto andare in bicicletta, quindi. E poi doveva essere un gioco, un esercizio che doveva acquisire un'estetica, ma nello stesso tempo doveva essere un'operazione semplice. Sono delle sensazioni che forse sento la necessità di. Non sempre forse il mondo quando gira, gira nel verso giusto, ecco. E allora giro giro tondo è diventato giro giro mondo. E questa catena, girando su se stessa, si blocca.